Occorre fermare l'emorragia di piccole imprese che hanno dovuto chiudere i battenti, soffocate dal fisco, dai costi di gestione, dalla burocrazia, dalla crescita esponenziale di abusivismo e contraffazione. Ma soprattutto occorre dare sostegno alle start-up, sostenendo le progettualità, l'innovazione e la creatività, soprattutto di giovani e donne, per impedire che si spengano dopo il primo anno di vita. E quanto afferma il vicepresidente della Confesercenti della provincia dell'Aquila, Pietro Leonarduzzi, analizzando il dato dell'andamento del ricorso al credito delle imprese nel territorio della Valle Peligna, Alto Sangro, Valle Subequana e Valle del Sagittario. Delle risorse, creare dei fondi e metterli in circolo per dare quel valore aggiunto che non hanno imprenditori, cioè coloro che non hanno la seconda firma garanzia, perché abbiamo diversi giovani che non possono aprire delle attività perché non c'è accesso al credito, abbiamo molti imprenditori che stanno in sofferenza e non possono ricorrere, diciamo, nelle banche per creare liquidità, molti anche per regolarizzare il loro DURC, e non regolarizzando il DURC non possono prendere nuovi appalti, e quindi una situazione che è veramente drammatica e molte aziende sono costrette a chiudere. Anche se in misura inferiore, sottolinea Leonarduzzi, i finanziamenti alle imprese continuano a contrarsi. Solo nelle imprese dei servizi si registra una dinamica lievemente positiva, anche se la crescita riguarda prevalentemente le imprese commerciali di dimensioni medio-grandi, mentre quelle minori ancora faticano molto a recuperare. Quello che auspichiamo è una ripresa sostenuta dal credito all'economia. La Confesercenti, aggiunge il vicepresidente, continuerà a battersi per fare in modo che questa ripresa raggiunga il prima possibile il mondo delle piccole e medie imprese del territorio, martoriato da una crisi economica drammatica.